Francesca Comisso è una delle curatrici di un'opera d'arte davvero unica, che mostriamo volentieri alla vigilia di Natale perché ha una collocazione speciale. Sì, si trova qua a Casa Giglio, che è una casa aperta alle famiglie che hanno i bambini all'ospedale, che hanno bisogno di cure temporanee, che quindi vengono ospitati gratuitamente. Sono famiglie che arrivano, insomma, da tutte le parti d'Italia, anche dal resto, da altre parti del mondo, e l'associazione Giglio ha concepito questo luogo molto molto bello, in pieno centro a Torino, all'ultimo piano del seminario metropolitano della diocesi, e ha trovato i fondi per, insomma, ristrutturarla, ottenendo degli spazi abitativi e anche degli spazi destinati alla cittadinanza. Quindi è un luogo dove in effetti, in occasione di iniziative particolari, workshop, anche gli abitanti di Torino possono venire, e anche gli ospiti possono avere l'occasione di uscire dalla condizione di solitudine. Ecco, questo murales, questo wallpaper è opera di un artista italiano che vive a Brooklyn, abbiamo letto, e che ha deciso di dipingere animali e natura con un'iniziativa anche qui molto legata ai piccoli ospiti. Assolutamente sì, l'artista è Francesco Simeti, è stato invitato da noi, da me e la mia collega Luisa Perlo, su iniziativa di Casa Giglio, che ci ha chiesto di proporre un artista che potesse aggiungere a questo luogo un'opera d'arte, quindi offrire agli ospiti la possibilità di un'esperienza ancora più ricca come quella che Francesco è riuscito a produrre, creando questo grande collage che frequentemente lui usa come tecnica, è una tecnica che ovviamente digitale, che parte da vari materiali iconografici. Quindi qua ci sono dei disegni che fanno riferimento a erbe di salute, cosiddette taquina sanitatis medievali, quindi dei repertori iconografici anche molto antichi, con animali che provengono anche da quei repertori, ma anche da apparati decorativi di varie tradizioni, sia occidentali che orientali. Quindi in questa diciamo unione, mescolanza di elementi, crea questa ricchissima scena in cui anche i bambini, i fratellini, le sorelline degli ospiti potranno divertirsi a esplorare, a trovare degli universi immaginari e fantastici, e anche comunque chi abitualmente vive questo spazio a trovare un'apertura. Usciamo dalla pandemia, uno degli hashtag di questo periodo è stato la cultura cura, mai come oggi possiamo dirlo. Assolutamente sì, e alla cultura bisogna dare nuova cura anche per essere generatrice continuamente nella vita di tutti i giorni e negli spazi non solo dei musei e delle gallerie, ma anche negli spazi dove si vive, dove ci si cura, dove ci si incontra, avere l'occasione anche di fare esperienza dell'arte.